flash-show con luci, bandiere e mascotte che ha entusiasmato i 60.000 presenti nello stadio di Doha e milioni di spettatori a casa. La cerimonia di apertura dei mondiali di calcio Qatar 2022 è stata un trionfo, uno spettacolo che ha visto anche la straordinaria partecipazione dell'attore americano Morgan Freeman. L'Italia ancora una volta guarda la manifestazione con rabbia e nostalgia dal divano di casa, in quanto la nazionale non è riuscita a qualificarsi, ma nella cerimonia di apertura un po' d'Italia era presente e in particolare un po' di Vallo di Diano. Antonio Barone, ballerino originario di Sala Consilina, ha preso parte alla produzione artistica del progetto della cerimonia di apertura in qualità di Artistic Cast Manager, Coordinator e ballerino. Un'esperienza unica e indimenticabile, ha commentato sui suoi profili social, è stato come vivere un sogno. Antonio, che ha mosso i primi passi di danza in una scuola di Sala Consilina, all'età di 18 anni ha preso la valigia ed è andato a Roma. Da lì è partita la sua brillante carriera, costellata di collaborazioni di spicco, come la partecipazione in qualità di danzatore alla sfilata di Dolce & Gabbana in Sicilia e come assistente alle coreografie per la cerimonia finale di Champions League a Parigi. Il lavoro per Qatar 2022 è iniziato a settembre grazie alla collaborazione di Antonio con la Balik Wonder Studio di Milano. Un lavoro incredibile e faticoso, dice il ballerino, ma incredibilmente bello. Ora per Antonio una nuova esperienza in Arabia Saudita come coreografo di uno show legato all'Italia. Sono immensamente grato alla vita. È un sogno che è diventato realtà.